Tu, come molti altri proprietari che hanno deciso di vendere casa senza esclusiva, hai pensato che i vantaggi che ti avrebbe potuto portare questa scelta fossero i seguenti. 1. Sono libero di condurre trattative con chiunque si dica interessato. 2. Se non do l'esclusiva a un'agenzia, tutte le altre agenzie possono portarmi clienti interessati. 3. Se non do l'esclusiva, non sono obbligato a pagare nessuna provvigione. Allora, caro proprietario, andiamo a fondo di questi tre punti che abbiamo visto prima. Allora, il primo: posso fare trattative con chiunque, mi sento libero di fare trattative con chiunque. Beh, attenzione, questa libertà spesso si trasforma in ansia, e mi spiego meglio. Subito dopo la visita di un potenziale acquirente ti sorgerà l'ansia di pensare: ma sarà piaciuta la casa? Ma avrà la disponibilità economica necessaria per affrontare questo investimento? Mi ha detto che vuol far vedere la documentazione necessaria alla compravendita ad un suo tecnico di fiducia. Cosa vorrà dire questa cosa? Cosa devo fare? E poi, trattando tra privati, c'è sempre lo stress dovuto alle lunghe attese in seguito alle classiche risposte: le farò sapere, la casa mi è molto piaciuta, ci penso, guardi, non la faccia vedere a nessun altro, perché sono molto interessato. Ma veniamo al secondo punto per cui hai deciso di non dare l'esclusiva. Tutte le agenzie possono portarmi clienti. Giustamente tu pensi: se a tutte le agenzie che mi chiamano e che mi dicono che hanno un cliente io do la possibilità di venire, avrò più possibilità di cominciare una trattativa con qualcuno. E quindi cosa succede? Inizia ad aprire le porte di casa tua a diversi agenti immobiliari che ti dicono che hanno un cliente da portarti. E anche lì, quindi, dovrai sempre essere a disposizione di qualcuno, in base agli orari, in base alle richieste che ti fanno, e quindi non potrai gestire in maniera tranquilla le tue trattative. Non solo, dovrai essere sempre disponibile alle richieste di diversi agenti immobiliari, come ad esempio: mi può dare la planimetria catastale? Mi fa vedere l'agibilità? E allora vai di fotocopie a uno, manda una mail a quell'altro, e insomma diventa una gestione importante di questa cosa. E veniamo dunque al terzo punto per cui avresti deciso di non dare l'esclusiva. Se non do l'esclusiva, non sono tenuto a pagare delle provvigioni. Eh no, attenzione, perché il diritto alla mediazione matura anche in caso di incarico verbale non in esclusiva. E questo cosa comporta? Comporta il fatto che tu, in buona fede, credendo di non dover pagare a nessuno, ti potresti ritrovare davanti a una richiesta di una provvigione che tu non hai pattuito e che non è ritenuta da te equa, perché non è stata contrattualizzata in un incarico in esclusiva. E quindi una brutta sorpresa. Spero di essermi spiegato bene fin qui, perché il messaggio che voglio passarti è che vendere casa è una cosa importante.